Presidente, dopo il fermo di qualche anno si ritorna con il trofeo Marche Romagna, 40esimo. Dopo 4 anni, 2 anni per il Covid e 2 anni per il campo, per la sistemazione del nostro campo, non abbiamo potuto fare questo torneo e ci tenevamo molto a fare il 40esimo perché secondo me è un bel traguardo per la società e quest'anno finalmente ci siamo riusciti con il nuovo campo in erba sintetico inaugurato il mese di settembre. E abbiamo fatto, secondo me, una bella cosa, una bella soddisfazione per tutta la società e per tutti i dirigenti che circolano all'interno della nostra associazione. Iniziato il 27 maggio fino al 23 giugno, quante squadre si sono scontrate? Allora, 16 squadre, è determinato oggi con la vittoria dell'Accademia San Marino, che non è la prima volta che lo vince, ma è stata vincitore anche per altre edizioni. Una bella cornice di pubblico e questo mi fa molto piacere e quello che mi fa piacere è che non è successo niente, è finita la partita, tutti i ragazzi sono abbracciati, tutti contenti, anche chi ha perso. Bisogna anche saper vincere ma anche bisogna anche saper perdere, quindi questo torneo si è concluso in modo perfetto con 2 squadre, una della Marche e una della Romagna. Mi dispiace per l'Accademia Granata che è arrivata fino alla fine e purtroppo non ce l'ha fatta, però quando è alla fine una vince e va bene così, va bene. Obiettivi per l'anno prossimo, ci si sta già pensando? Sì, già stiamo lavorando per la prossima stagione, quindi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, anche se io poca perché il venerdì partiamo per un torneo in Spagna. E poi ripartiamo per la nuova stagione che è già quasi tutto pronto. Abbiamo già programmato tutti gli allenatori, tutti gli orari e siamo pronti per la nuova stagione. Bravi ragazzi! È veramente un piacere vedere dopo tanti anni che ancora questo torneo è organizzato così bene dal CSI Delfino. Io stesso ho giocato questo torneo quando ero un giovanissimo, un esordiente di questa città e quindi quando ancora qua non c'era il campo sintetico ed era organizzato bene quella volta e vedo che oggi è ancora, anzi è anche migliorato nell'organizzazione e migliorato anche nell'entusiasmo e quindi tanti complimenti a chi ancora dopo tanti anni lo organizza unendo le società sportive delle Marche della Romagna che attorno a questo torneo si riuniscono come ultimo atto della stagione e ovviamente diventa anche una vetrina per la città che è ricca di società sportive, è ricca di persone che parlano di calcio, praticano calcio e si occupano di calcio così come anche degli altri sport e quindi è sicuramente un piacere poter sostenere questa società da parte di un'amministrazione comunale. E lo sport in questo momento ha diverse situazioni che ci impegneranno da subito in queste settimane che riguardano le 2 squadre principali che sono l'Alma Juventus Fano e la Virtus che attendono delle risposte, quindi non solo le società ma anche i sostenitori di queste 2 squadre, diciamo la Virtus per cose più gloriose mentre l'Alma Juventus per cose più problematiche ai noi, quindi questi sono diciamo, gli impegni immediati. Poi c'è un'impiantistica da programmare da medio lungo termine perché è la vera cosa che manca nella città, che per dare sostegno a tutte le attività sportive concedendo appunto quindi degli spazi che oggi non ci sono, vanno creati, vanno trovate delle soluzioni e quindi ci sarà veramente tanto da fare. Per me oggi è il primo giorno, è la parte più bella, no? Quella della premiazione, ma sono convinto che avremo anche dei giorni complicati e speriamo di essere all'altezza.